Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex, per continuare su questa bellissima e strepitosa collaborazione con Playon Italia. Sto parlando di Final Fantasy 16, rigorosamente in versione PlayStation 5, e quindi ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Final Fantasy 16. Ringrazio tutto lo staff e il team di Square Enix. Ovviamente un ringraziamento anche a tutti gli iscritti che mi seguono, ma anche a chi non è iscritto qui sul mio canale, ma comunque passa per dare un po' di supporto. Detto questo, possiamo continuare, vediamo un po'. Benissimo ragazzi, siamo arrivati a destinazione, vedremo cosa succederà. Sono curioso, voi siete curiosi? Io sono curioso abbastanza. Guarda, guarda. Tutta Cineria è caduta nelle mani di Ultima. Non sembra una delegazione di pace. Sarebbe meglio avvertire gli altri. No, c'è mio zio a tenere d'occhio la costa. Troverà il modo di intrattenere gli ospiti non graditi. La meta è Dorso di Drago, ma abbiamo ancora parecchia strada che ci separa. Proseguiamo verso Stonir. Beh, chi lo sa? Magari quello non sarà un covo di mostri bavosi. Bah. Clive, procedi pure senza di me. La fortezza è antica quanto Porta Fenice, se non di più. Potrebbe celare gli ultimi segreti di Ultima. Se vogliamo sconfiggerlo, li dobbiamo svelare. D'accordo. Non finire nei guai. Come sempre. O quasi. Ne sei proprio sicuro? Cosa, di lasciare mio fratello da solo? Certamente. Più o meno. La mappa di Lady Vivian è così vecchia che è difficile leggerla. Se ho capito bene, siamo vicini a un Perfetto. Chiamato Eistla. Ci recheremo lì, ci riforniremo e aspetteremo Joshua. Comunque ragazzi, le ambientazioni sono fantastiche. Sono veramente belle, ma belle belle. No, non voglio prendere il Chocobo, perché se magari qui ci sarà da combattere e vedremo di che livello saranno i nemici. Allora, per il momento ragazzi, non voglio prendere il Chocobo. Voglio andare a piedi. Voglio vedere un attimino se ci sarà qualcosa di bello da fare, qualche combattimento, qualche scontro. Vediamo. Qualcosa da raccogliere, staremo a vedere insieme. Staremo a vedere tutto insieme, quindi va bene così, insomma. Puzza proprio come il buco del culo di un Marlboro. Anche se ho i miei dubbi che a ucciderti sarà solo il campo. Anche se ragazzi, qui di livello 35 questi mostriciattoli, no, 36. Non so quanti punti esperienza possiamo ottenere, quindi questi super mostriciattoli. Credevo che avrei trovato qualche mostriciattolo un po' più impegnativo, invece no. 540 punti, però non sono male, perché possiamo comunque implementare il livello qui. Vediamo ragazzi. Allora, qui abbiamo un po' di strade da percorrere, quindi stiamo tranquilli. Allora, sì, dai, andremo a piedi per combattere, per raccogliere qualche oggetto, qualche materiale, qualcosa, insomma. Sarà un gameplay, voglio rendervi un gameplay molto action, ok? Un po' con qualche combattimento, qualcosa ben fatto. Poi mi piacciono a me queste zone, ragazzi. Io sto amando questo titolo, ma alla grande lo sto amando. Via. Sì, combattiamo un po', perché
Anche se sono pochi punti, però si può salire di livello qui, ragazzi. Scendete giù. Non avete paura, dai. Cioè, dovete aver paura perché vi sterminerò uno a uno, però vi farò capire un attimino chi comanda. E sicuramente quello che comanda sono io, non siete voi. Quindi possiamo tranquillamente dire che... Vediamo un po'. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo anche la tartaruga gigante. Ok. Vai, Clive, fatti capire un attimino. Fatti sentire con la tua potenza. Non è che dobbiamo stare qui a subire danni. Vabbè, poi non è che subiremo danni, quindi non subiremo nulla. Ok. Non subiremo nessun danno. Va benissimo. Va benissimo, ragazzi. Wow. Ah, ma non va giù tanto. Non l'ho ben capita la cosa qui. Non va giù facilmente questo, eh. Eh no. Però dobbiamo mandarlo giù per forza. Dobbiamo mandarlo giù per forza, ragazzi, eh. Dal mio punto di vista. Poi fate voi, insomma. Eh beh, fate voi. Ah, ok. Mamma mia, ragazzi. Eh beh. Mamma mia, andiamo, andiamo. Fantastico, fantastico. Va bene così, ragazzi. Va benissimo in questo modo. Va benissimo in questo modo. La battaglia la stiamo affrontando nel miglior dei modi. Beh, nel miglior dei modi non lo so, però siamo in un buon vantaggio. Siamo in vantaggio e va bene così. Andiamo. Andiamo. Wow. È andata? So, 1300 punti, ragazzi. Mica pizza e fichi qui, insomma, eh. Due coccole. Non si negano mai al nostro cagnolone. Eh no, a nessun cucciolo, se devo dire la verità. Qui? No. Andiamo avanti, si prosegue, ragazzi. Che bello. Anche perché vorrei arrivare al livello 42 di potenziamento del mio personaggio. Quindi combattiamo e divertiamoci. Ah, lì abbiamo un altro. No, vabbè, l'altra tartaruga non credo che andremo ad affrontarla. Però questi mostriciattoli così piccoli, va bene, sì. Giusto per far qualcosa di contorno, per andare avanti con le battaglie qui, insomma, eh. Vai. Ok. Vediamo un po'. Fantastico, vai. Siamo a buon punto, ragazzi, qui, eh. Credo di sì, eh. Vediamo un po'. Allora, vi dirò subito che finché non salirò di livello non lascerò questa zona, quindi non si va avanti, eh. Mamma mia, ragazzi. Questo che spunta all'improvviso ed è veramente bruttissimo. Diciamo che ha uno strano odore anche, quindi vabbè. Vabbè. Vediamo, cerchiamo di capire un po' il da farsi. Mamma mia.
Mamma mia, ragazzi. Bello. Wow. Quanti punti mi darai di esperienza? No, perché se perdo tempo poi non paghi bene, non ti affronterò più, insomma. E questa la sequenza, no? Eh sì, credo di sì, Credo proprio di sì. Credo proprio di sì, ragazzo. Vediamo un po' qui. Ok. Fantastico, ottimo, via. Ah, solo 4. Vabbè, io l'ho detto, ragazzi, finché non salirò di livello non vado avanti, quindi mettetevi comodi perché ci sarà un po' da combattere qui, eh sì, credo proprio che avremo un po' da combattere ancora. Mamma mia, che bordello. Mamma mia, che gran bordello qui. Va bene così, dai, va bene così, ragazzi. Non mi pongo il problema della questione, assolutamente. Assolutamente non mi pongo il problema, quindi. Mamma mia. E luce sia, ci mancherebbe. Mamma mia, ragazzi, come andiamo? Vai. Ah, 760 punti, ma che bello. Ma che bello. Dove si va? Si va in questa direzione. Abbiamo sia da combattere che da raccogliere qualche oggetto, quindi tutto regolare, ragazzi, tutto regolare. Veramente tutto regolare. Ora di combattere. È sempre ora di combattere, Clive. È sempre ora di combattere. E giustamente siamo qui per questo, non è che siamo qui per fare altro, Siamo qui per combattere, punto. Punto e a capo. Wow. Mamma mia, ragazzi, ma qui gli ultimi punti per stare, vabbè, ovviamente sono di livello 36 i mostriciattoli, quindi capite anche voi che i punti esperienza non possono essere eccessivi. Capite questo, no? Questo piccolo particolare. Allora, non scendete giù. Hanno paura, ragazzi. Posso capirli, posso capirli che hanno paura, quindi posso veramente capirli, quindi ecco qui un altro di questi che crema blu, un nome, una garanzia proprio, un nome, una garanzia. Vediamo un attimino. Mamma mia. Atterramento, ragazzi. Siamo forti, siamo forti. Siamo forti alla grande. Alla grande. Non va giù in maniera molto veloce, però siamo potenti e possiamo farcela, possiamo farcela, sì. Possiamo farcela.
posso farcela. Ho il potenziale giusto. Ho il potenziale giusto, ragazzi. Non vai giù? No, vai giù. Ok. Allora, abbiamo altri mostriciattoli qui, perché io devo salire di livello, eh. Io l'ho detto, se non salgo di livello non vado avanti. O magari andiamo... Vabbè, se non ci sono mostri da affrontare... Vai. Non ho finito di parlare, ragazzi, che è arrivato... È arrivato uno di questi. Ci vorrà un po' di tempo, ma... Sono punti esperienza ottimi, eh. Veramente ottimi. Andiamo. Crema blu, vediamo. Mamma mia, ragazzi. Devastante, devastante questa battaglia, veramente devastante, sì sì. Vai Clive. Devi sprigionare tutta la tua potenza, punto. La devi sprigionare tutta, senza perdere tempo, senza perdere tempo. Wow. Ah, ecco, qui sono arrivati altri fenomeni da baraccone, però qui abbiamo... Li cerchiamo tutti, li stiamo cercando tutti, ragazzi, quindi. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che bello, che bello. Un casino, ragazzi, un casino. Ma a noi piace il casino, no? Quindi siamo tutti d'accordo che ci piace il casino, no? Dai Clive, non perdiamo tanto tempo, che qui iniziano un po' ad alzare un po' la cresta e non va bene, eh? Tutta questa confidenza. No, credo che non vada proprio bene. Non vada bene per niente. Vai giù. Ma, cioè, per un pizzico non so, vabbè. Vediamo un po'. Dai, da questa direzione qualche nemico potrebbe esserci, quindi... Andiamo, andiamo. Deve esserci per forza qualche nemico, ragazzi. Per forza. In maniera obbligatoria, eh. Non voglio sapere nulla, punto e basta. Cosa abbiamo qui? Passiamo sul ponte. Qui intorno non abbiamo nulla, eh. Bah. Qualche pozione mi arriverà? Per il soffio di Bahamut. Non guardare giù, Torgal. No, no, io guardo giù, altro che. Altro che io guardo giù, ragazzi. Hai voglia? Lo faccio apposta a guardare giù. Giù, su, da tutte le parti. Vediamo un po' qui. Ah, non si può andare, ok. Non si può andare, vabbè, ragazzi. È così, non possiamo andare, punto. Una pozione? Non sono salito di livello, però. Beh, saliremo più avanti. Guardate qui che bello, ragazzi. Che splendore. Ah, abbiamo una cassa qui. Guardate che paesaggio. Bellissimo. Bellissimo. Ho
Ok, cosa succederà qui adesso? Che cosa ne pensi, Clive? Che siamo arrivati tardi. Merda, si sono trasformati. Non c'è nulla che possiamo fare. Io non direi nulla. Niente tregua, capo. Bravo Clive, così mi piaci. Di che livello sono questi? 36, vabbè dai, siamo nel livello 36, quindi possiamo gestire tutto. Possiamo gestire tutta la battaglia. La possiamo gestire alla grande, ragazzi, eh. Altri nemici in avvicinamento. Che godimento. Andiamo. No, ci penseremo. Non so quanto, ma ci penseremo. Quando ci penseremo non lo so, ma bisogna pensarci comunque, eh. Si sono trasformati tutti, ma va bene così, eh. Va bene così. Wow. Ne sono abbastanza di nemici, eh. Sono abbastanza nemici, va tutto bene, va tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo qui, ragazzi, eh. Qui la missione principale, quindi stiamo andando avanti con la storia come promesso. Wow! Ne sono tanti, ragazzi. Si sono trasformati, ma ne sono tanti. Ne sono veramente tanti. Ne sono tanti, 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 sì. Tanti, ma anche troppi. Ah no, eh beh no, è ovvio. Non vogliamo morire, no, ci mancherebbe. Siamo qui per vincere, mica per perdere. Non ho ben capito. Non ho ben capito. Wow. Mamma mia, non finiscono qui, eh. Non finiscono, ragazzi. Va meglio, ma bisogna fare ancora meglio, però, eh. Eh sì. Bisogna fare sempre meglio, Clive. Molto, molto meglio. È vacillato, eh. Ora passerà a miglior vita, quindi... Tanti saluti, Ciccio. E adesso? Chi abbiamo lì dentro? Ah! Non era finita allora. Non era finita qui. Non era finita, ragazzi. Eh no. E l'ho detto anch'io che non è ancora finita, Clive. Livello 37, quindi alziamo un po' il tiro qui, eh.
Ok. Vacillamento in un modo molto molto breve, eh sì. Però non è ancora fatta, ragazzi. La battaglia è ancora un po' impegnativa, ma possiamo farcela, eh. È ancora un po' impegnativa, ma possiamo farcela. Io posso farcela, giustamente. Vediamo un po'. Mamma mia. Continua, continua. Nemici uccisi un po', vediamo un po'. 5700 punti, ragazzi, cioè non so se mi spiego. Aumento di livello, ottimo. Vamos. Gav. Gav! Non dirmi che ci sono altri di quei bastardi. Oh, merda! Sei venuto a guardare, Odino? Sei diretto a Stormir. Bene. Il mio padrone ti attende alla capitale. Però io non ti posso permettere di presentarti da lui in questo stato. E come pensi di fermarci? Come? Con questo? Cosa hai fatto? Se il ricettacolo vuole proseguire, non ha che da chiedere. Farò in modo tale che il trofeo del mio signore sia reso presentabile. Oh merda! No! Clive, ti spiacerebbe spiegarmi che cosa cazzo è successo? Mi prendi per il... E adesso noi come lo superiamo, quello? Faremo richiesta di udienza al re. Se Sua Maestà vuole che vada da lui a chiedere. È esattamente quello che farò. Prima che tu presenti la tua richiesta, non sappiamo nemmeno dove sia quel bastardo. Che ne dici di calmarci un po' e ragionare a mente fredda, eh?
Va bene. Forse c'è qualcosa di utilizzabile. Forse? Ispezione il villaggio abbandonato. Ma da ispezionare diciamo che abbiamo ben poco, perché comunque le strade sono quasi tutte chiuse, diciamo, no? Quindi daremo un'occhiata in giro. Due pozioni. E sono contento. Vediamo un po' qui. Bisogna ispezionare il villaggio. Tranquilli, tranquilli, arrivo. Arrivo, non... Ecco, l'area da ispezionare è qui, eh. Come si va un po' fuori mappa, veniamo avvisati, come per dire guarda che devi tornare dietro, ciccio. Lo so. Lo so. Vabbè, qui non abbiamo nulla da prendere, quindi torneremo qui. Saliremo la gradinata qui, no? Le scale? Sì. Se ce ne fossero più. Lo pensavo anch'io. Lo pensava anche Clive. Ottimo. Vediamo un po' qui. Pozione potente, ma che figata. Molto molto utile, sì. 20 pelli in sabbè. Vabbè. Siamo arrivati, eh. Siamo arrivati. Calma, calmati. Non siamo infetti, vedi? Chi? Vi ringrazio, gentili viaggiatori. Edda, perdona la mia domanda, ma cos'è successo qui? È iniziato tutto quando è cambiato il cielo. Per gli anziani si tratta dell'Arché. Uno dopo l'altro sono impazziti tutti. L'etere li ha portati alla follia. Io sono l'unica rimasta. Ormai non potevo neanche più scappare. E poi sono arrivati i cavalieri. E io non sapevo che fare. E questo Arché sarebbe... È una storia che ci raccontavano i nonni quando facevamo i capricci. Parla del cielo che si fa sempre più nero prima che la terra esali l'ultimo respiro. La fine del mondo. Quelli che sono impazziti. Dove sono ora? Loro sono andati via. Attirati a est, dalla torre. Reveri. Gli anziani. Il guaritore. Il fabbro. Mio marito. Thank you.
Tu pensi che sia stato lui? Ma certo. Chi altri, se no? Erin Erkander. Hai visto che ha fatto alla gente? Scusa, e lei allora? Come ha fatto a non impazzire? Grazie al bambino. Magari la protegge dall'etere. Non riesco a trovare altre spiegazioni. Cioè, è un portatore? Non conterà niente se la magia di Ultima avrà effetto. Il tempo stringe. Quella torre. È lì che troveremo il re. Lo sapevo. È come a Porta Fenice. Perciò alla fine di queste scale dovrebbe... L'affresco è completo. Ultima il suo ricettacolo, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titano, Bahamut, Odino. C'è persino Leviatano il perduto. Ma... dov'è la Fenice? Il fondatore. Quindi è questo che vuoi, vero? Ultima. Allora, è così che andrà? Non lo sto chiedendo. Devi restare con Edda. Ma... devo farlo da solo. Se non dovessi tornare, trova Joshua e raggiungete l'Enterprise. D'accordo? Sì. Solo, vedi di non morire, però. Il nome di Sid si addice più a un brutto muso come il tuo. Tranquillo. Ho ancora un conto in sospeso. Perfetto ragazzi, allora diciamo che il vostro Diablotex qui presente, allora chiudo un altro episodio per quanto riguarda Final Fantasy XVI in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare
questo titolo meraviglioso sul mio canale YouTube. Ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Final Fantasy XVI, ovviamente rigorosamente in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto il team e lo staff di Square Enix, tutti gli iscritti, ma anche i non iscritti che mi seguono. Vi chiedo una piccola gentilezza, se magari vi va di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale YouTube. Io vi ringrazio di cuore a tutti, vi do appuntamento a molto presto per continuare su Final Fantasy XVI in collaborazione con Playon Italia. Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!